Rilassa bene la mandibola. Rilassa bene la lingua. Ruotiamo gli occhi verso la radice del naso, perciò cerchiamo di ruotare gli occhi verso l'interno. Questo sforzo, questa attivazione nel guardarsi dentro. Attiviamo anche dolcemente i bandha, il pavimento pelvico, risucchia dolcemente l'ano verso l'alto e senti questa dolce spinta, questa direzione che questa attivazione dà ed è lì che devi mettere la tua colonna. Senti bene Kurma, la base d'appoggio. Porta l'attenzione a Meru, la montagna sacra, la nostra colonna vertebrale. E risuoniamo con un Om. Inspiro. Piano apriamo gli occhietti, massaggio un attimo le ginocchia e portiamo tutti il ginocchio destro indietro. Lo faccio a specchio, è così è più semplice. Ginocchio destro vostro indietro, piedino destro indietro, mano sinistra ben appoggiata lateralmente per dare una sorta di stabilità. Sì. La mano destra va su verso il cielo, facciamo solo questo piccolo movimento. Senti, c'è poco da vedere, il costato va giù e il costato va su. Costato va giù e il costato va su. Fuori l'aria scendi, inspiro sali. Continua con il tuo respiro, senti questo movimento delle coste in lateralità. E piano ci fermo verso su, fermati verso su, guarda anche bene la manina che sta su. Solo se la cosa ti è possibile, inspira qui ed espirando stavolta disegna una sorta di arco di circonferenza e vai ad agganciarti sulla tibia, sul ginocchio e vieni su con l'altra mano. Se questo è impossibile, lascia giù la mano e spingi. E stavolta portiamo l'aria qui, nell'emicostato sinistro. Espandi bene quella zona, cerca spazio in quella zona, dai vita a quella zona. Senti come il respiro non si propaga solo sulla parte laterale delle coste, ma va ad influenzare proprio le articolazioni costo-vertebrali, queste che stanno proprio qui dietro. Andiamo a smuovere lì la radice delle coste. Inspiro, espirando piano vai giù. Ci giriamo tutti un pochino verso il ginocchio sinistro, perciò andiamo verso di qua. Sì, comodo, comodo. Se vuoi e senti che la discesa è più comoda, può anche essere un pochino più a sinistra rispetto al ginocchio e piano andiamo giù e ci depositiamo giù. Assicurati che la posizione sia comoda. Va benissimo appoggiare giù la fronte. Se la fronte non tocca il tappeto, falla toccare attraverso la mano, due mani, gomiti, ma appoggiala da qualche parte. Vanno bene i pugni vanno benissimo. E qui ti chiedo una cosa difficilissima, di fare dei
di rilassare le spalle, che non è semplice in questa posa, metti la mano sotto la fronte, metti, ecco, così stai più comoda, e rilassa le spalle, che non è semplice in questa posa, rilassa le spalle. So che ti sembra una missione impossibile, ma cerca di rilassare bene, sgonfia le spalle. E facciamo dei bei respiri con la pancia. Piano solleva la testolina, vieni su, ti allunghi. Su, su, ricerca questa sorta di verticalità e andiamo con la mano destra sul ginocchio sinistro e la mano sinistra va bene indietro. Mantieni, cerca di mantenere questa verticalità della colonna e andiamo dolcemente in torsione. Lo sguardo va verso dietro. E qui facciamo le prime tre respirazioni yogiche complete. Potresti addirittura spingere un po' con la mano destra, spingi un po' il ginocchio in giù, come una sorta di puntello, fa una sorta di impalcatura per la tua colonna. E qui inspiriamo con la pancia, poi l'inspiro si porta nel torace, fino alle clavicole, e poi l'aria esce, clavicole, torace, pancia. Ancora due volte per conto tuo. Mano destra sul ginocchio sinistro. Mano destra, tua mano destra sul ginocchio sinistro. Io sono a posto, sì, faccio specchio vostro. Oggi faccio speculare, sì. E piano lentamente torno. Sì, siamo a specchio. Io dico destra, ma alzo la sinistra. E piano sciolgo, libero. Sciogli un attimo. Sciogli, sciogli. Libera, libera. Sbatti, sbatti. Sì. Senti questo rumore? Sì, come un percussionista. Dai una sorta di ritmo. Sì, sì. Un ritmo organico. Senti che non è facile tenere il ritmo, eh? Massaggia bene i polpacci. E piano lascia, sciogli, sciogli anche nell'altro verso. Spesso nella yoga terapia si usa il movimento per sciogliere, che è un po' paradossale, perché noi per muoverci dobbiamo attivarci, dobbiamo contrarci, ma spesso usiamo dei movimenti passivi e ricerchiamo degli angoli passivi di movimento come questo per andare a sciogliere, per andare proprio ad invitare il muscolo a ritrovare il suo fisiologico tono neuromuscolare. E piano ci troviamo nell'altra posizione, pieghiamo tutti, ginocchio destro davanti, piedino sinistro indietro. Io dico giusto, ma faccio l'opposto, perciò non ti... Ci mettiamo qui così un attimo. Senti un attimo la posa. Appoggia bene la mano destra in un punto che ti possa sostenere e la mano sinistra va su. E facciamo solo questo piccolo movimento. Le coste vanno lì e poi le coste vanno giù. Cerca questa sorta di diagonalità. Dove vanno le coste va la mano. Immagina che qualcuno ti tiri proprio da lì e poi piano vai giù. Inspiro quando sali. Espiro quando scendi. Inspiro quando sali. Senti proprio questo movimento del tratto toracico, in realtà di tutta la colonna, ma prevalentemente lì. Scendi, fallo con il tuo respiro. Senti il vento, senti il sole. Senti l'energia dell'universo che si fonde, che incontra la tua energia interna. E quando vuoi ti fermi verso su. E poi se vuoi, con la manina disegna un cerchio, un arco di circonferenza, vai giù, ti aggrappi qua da qualche parte, se puoi, con semplicità stacca la mano, se no rimani con la mano giù in appoggio e semplicemente spingi. Cerchiamo di espandere questa zona qui. Questo è tutto un lavoro che nella yoga terapia lo stiamo facendo stamattina, andiamo a lavorare sull'intestino. In questo momento stiamo allungando il colon discendente.
Allungamento tutta questa zona qua e non lasciare solo in superficie la roba, lascia che penetri a livello dei visceri. Allungati bene. E piano giù. Andiamo a ruotare verso destra, perciò verso il ginocchio avanti, e qua decidi tu, è molto soggettivo, decidi proprio, senti come la goccia d'acqua sceglie, sente dove andare giù per la montagna, tu devi scegliere dove andare. Sicuramente non andrai verso di là perché c'è molto impedimento, andrai verso di qua, che tendenzialmente è verso il ginocchio, e andiamo piano giù, 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 giù. Andiamo, prima facciamo questa. Appoggia giù la fronte. Mettiti comodo, puoi anche girare la testa da un lato, non è necessario mantenere la fronte, puoi anche appoggiare giù la tempia, l'orecchio. E qui facciamo la missione impossibile, rilassa le spalle. Rilassa queste benedette spalle, non in superficie, dentro. E facciamo dei bei respiri con la pancia. Per rilassare le spalle a volte c'è bisogno di spostare un po' le spalle. Aiutati con le manine, piano vieni su. Recupera questa sorta di verticalità. Recupera la verticalità. Anche se non è proprio la verticalità perfetta, andare verso la verticalità. Come fa un albero che sale verso su, magari un po' storto, però l'idea è cercare la verticalità. Mano sinistra vostra sul ginocchio destro, mano destra vostra dietro, ti allunghi, non pensare a ruotare subito, prima ti allunghi, cerca la verticalità, fa una sorta di puntello qua, io proprio spingo e guarda verso dietro. Gli occhi possono anche essere chiusi e facciamo delle respirazioni yogiche complete. Gonfia la pancia. Torace, clavicole, fuori l'aria dall'alto, dalla gola, torace, pancia. Continua con il tuo respiro, senti la continuità nel respiro. Non solo far entrare aria, usa l'aria per portare la consapevolezza dentro. E piano torna al centro. O meglio, lascia che il corpo ritorni al centro da solo. E liberiamo i piedi. Poggia le mani indietro. E sbatti tutto. Sì. Con gusto. Con ritmo, con gioia. Sì, sì, sbatti, sbatti, sbatti. Non aver paura. Senti questo bel rumore. Sciogli anche dall'altro verso. E piano, piega le ginocchia. Non mi voglio il microfono, sono in ansia. E lì appoggiamo i piedini in questo esercizio, ve lo facciamo proprio bene, siamo in pochi, possiamo lavorare bene, possiamo permetterci il lusso di lavorare in maniera precisa. Dove stanno i piedini? Li portiamo tutti più vicino. Senti che i piedi stanno comodi, comodi, ben appoggiati. Li porti lontano, portali un pochino troppo lontano. Senti che appoggi solo il tallone, se vai più lontano. Senti che a un certo punto i piedi... Avvicinali fino a che riesci a appoggiare tutto il piede comodamente. Perciò non andare in cerca di distanze assurde. La giusta distanza in cui il piede è appoggiato comodo, comodo. Ben comodo. Mastica un attimo con le dittine al pavimento. Eccolo. E da qui... Da questa distanza qua, lascia cadere le ginocchia da un lato. Fermiamoci un attimo qua, un secondo.
No, restiamo solo qua. Allora, le ginocchia cadono passivamente e poi ci metto un movimento pseudoattivo. Già la colonna dovrebbe andare, ma lo incoraggiamo un po'. Spostiamo il tratto lombare in avanti, come se qualcuno mi prendesse questa zona e me la spingesse un po' avanti. E questo incoraggia le ginocchia a scendere un po' di più. E poi invece attivamente ruotiamo la testa in direzione opposta, con il mento più o meno parallelo al pavimento, senza forzare, ma è una rotazione attiva. E sentiamo queste tre modalità: le ginocchia che cadono passivamente, il tratto lombare che va un po' passivamente e un po' va incoraggiato, e invece la testa va incoraggiata. Bei respiri, senti la colonna che si avvita, senti gli organi interni che si avvitano. Stiamo stimolando le grosse ghiandole, il fegato, pancreas. Inspiro qua ed espirando torna al centro, e questo è proprio paradossalmente è attivo per le gambe e quasi passivo per la testa. Sì, perciò il ritorno delle gambe è attivo, perché devi tutto in su, invece la testa ritorna quasi passivamente, l'opposto di quello che si fa durante l'andata. Resta un attimo nel centro, assapora il centro, mettiti nel centro, gusta il centro, senti la forza del centro. Anche se sei un po' fuori, perdi questa forza, sentila, mettiti nel centro e senti che quando sei nel centro succede qualcosa di speciale. Respira un attimo, anzi regalati un bel respiro, il respiro di Natale, dai. E poi lascia cadere le ginocchia dall'altro lato rispetto a prima, lasciale proprio cadere, io le lascio cadere, potrei spingerle di più, ma le lascio cadere, dove vanno vanno. Poi sento che la colonna viene un po' invitata in tal senso e la incoraggio, arca la schiena. Immagina che qualcuno ti prende la schiena e te la spinga in avanti. Perciò facciamo una fisiologica lordosi lombare. E poi attivamente ruota la testa dall'altro lato. Queste sono posture che possono essere molto interessanti dal punto di vista biomeccanico per i nostri dischi intervertebrali. Ma nello yoga terapia nascono come un lavoro per gli organi interni. In questo momento stiamo trazionando un po' il fegato e comprimendo un po' il pancreas, l'opposto di quello che abbiamo fatto prima nella torsione inversa. Respiraci dentro, respiraci comodamente dentro, stira sukha asanam, diceva Patanjali 2500 anni fa. Ogni asana deve essere stabile e comoda, e questo comodo deve essere comodo nel respiro. Fai che il respiro diventi comodo in questa posa. E piano torna al centro. Senti che devi attivare le gambe, l'opposto di prima, e invece la testa torna da sola. Sì. Resta nel centro, diventa il centro. Fonditi con il centro. Senti la forza del centro. E sciolgo. Lasciamo cadere le ginocchia verso fuori. Cerchiamo una qualità molto particolare. È ovvio che ve l'ho detto, abbiamo discusso mille volte su questo. La cosa veramente terapeutica di quello che facciamo sta nella qualità con cui la facciamo. E ricerchiamo in questo movimento una qualità molto speciale, che adesso andiamo a sottolineare. E ognuno va a cercarsela per sé. Sono andato più indietro perché qui c'era come una sorta di ruvidità molto spinta. Lasciamo cadere giù le ginocchia. E senti che queste benedette ginocchia a un certo punto iniziano a vibrare un po' da sole. Cerca questa sorta di piccola modalità. Le mani possono essere tranquillamente dietro, se stai comodo anche in avanti, non è quello il problema. Se senti una piccola compressione qua, molto meglio tenere le mani indietro. E a un certo punto dovresti sentire che le ginocchia vanno da sole, non devi tu, ma vanno da sole. Quasi un movimento che dici perpetuo,
non lo riesco neanche quasi più a fermare e lavoriamo lì mentre c'è questo movimento perpetuo. Porta l'attenzione dentro al bacino, proprio dove c'è la testa del femore che sta levigando, sta baciando, sta accarezzando l'acetabolo. Non devi fare tu, eh? Senti che le gambe vanno da sole. È una ricerca, non è così scontata. E piano lascia. Io ad esempio adesso non sto facendo niente, non si fermano da sole. Tecnicamente succede una cosa molto interessante proprio dal punto di vista neurologico. Si attiva un riflesso di stiramento quando le ginocchia cadono, si attivano gli adduttori e si chiama riflesso di stiramento, gli adduttori partono e tirano su. Perciò essenzialmente un riflesso midollare che avviene qua, non è una cosa che noi vogliamo, semplicemente un movimento che avviene in maniera riflessa. Teoricamente è quasi impossibile da smettere se tu non lo vuoi chiudere. Adesso noi lo chiudiamo, un ginocchio va sopra l'altro ginocchio, chiudi il libricino e la testa va in direzione opposta, arca bene la schiena, espirando torna, apri tutto, apri, 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 come un libro. L'altro ginocchio chiude, la testa va in direzione opposta e piano torno. Inspiro, vai, arca la schiena, adatta le mani a quella, alla posa. Espirando apri, inspiro vai, Baddhakonasana. Espiro torna, apri, apri, apri le ginocchia libero, libero. Inspiro, lavora un ginocchio alla volta e poi apri un ginocchio solo, apri, 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 sì. Inspiro vai, espiro torno, ultimi, inspiro. Cioè, voi fate, fate, continuate qua. Io sono in mezzo ai, ai flutti. Piano torno, sì. Resto. Appoggiamo bene il bacino, incrociamo le tibie. Sposta il peso in avanti. Ah, usa il vento, aspetta la raffica giusta e boom! Aspetta, aspetta, sì, come un bravo navigatore, aspetta il vento giusto, aspetta il momento giusto, trova il momento giusto. Orienta le vele per favorire questo. Mani ben sotto il bacino. Scusate, mani ben sotto le spalle, ginocchia ben sotto il bacino, c'è qualcosa che non tornava. Inspiro, posizione della tigre, via grasana. Espirando gatto, marjari hasana. Inspiro, via grasana. Espirando marjari hasana. Aggiungiamo un piccolo dettaglio, inspiro, via grasana, vieni anche su con il piedino. Espirando marjari hasana. Cambia ginocchietto, inspiro, vieni su, arca dolcemente la schiena, estendi bene l'anca, espirando giù, usa bene il respiro, muoviti con il respiro. Quando inspiri su, senti l'estensione della colonna con l'estensione d'anca, senti questa sinergia. Continua con il tuo respiro. Fondi questi tre elementi, respiro, estensione di colonna ed estensione d'anca. Espiro, flessione di colonna, flessione d'anca. Fai diventare queste tre cose una. E piano quando vuoi ti fermi giù. Appoggiamo tutti la mano destra sopra la mano sinistra in questa modalità, se puoi. E poi, sempre se il corpo ti lascia fare, cerca di tenere questo gomito disteso, ma fletti l'altro. Ovviamente, la colonna va in torsione ed è ciò che vogliamo.
Se hai bisogno di piegare un po' il gomito sinistro, va bene. Sì, giusto, giusto. Cerca di distendere bene il gomito sinistro, piega bene il gomito destro. E da qui facciamo gatto tigre, quello che facevamo prima. Inspiro tigre, espirando gatto. Inspiro tigre, espirando gatto. Continua con il tuo respiro un paio di volte. Questo nello yoga terapia si chiamano le doppie torsioni. Siamo in rotazione di colonna e andiamo a fare delle flesse estensioni di colonna. Vai piano, non perdere le tue vertebre. Cerca una giusta distanza tra mano e ginocchia. Secondo io dai un beach più avanti, ancora un beach. Ecco, quella secondo me è una distanza più adatta. E piano, quando vuoi ti fermi al centro, torna ad appoggiare giù la mano destra. Stavolta la mano sinistra, che si conforma in pataca, foglia, va ad avvolgere la mano. Sì. E poi, mantenendo questo gomito disteso, l'altro gomito va giù. Ovviamente senti che i cingoli devono ruotare, devono disallinearsi. Cingolo pelvico è disallineato rispetto al cingolo scapolo omerale. E qui, gatto tigre. Inspiro tigre. Espirando gatto. Continua col tuo respiro. Viagrasana e Marjariasana. Senti il movimento di ogni singola vertebra. Senti delle articolazioni molto particolari che si chiamano le articolazioni costo-vertebrali. E quando vuoi ti fermi al centro, appoggia anche l'altra manina. Senti la simmetria, senti quanto lavoro si è condensato nella nostra schiena. Alcune articolazioni si sono svegliate, se senti qualche piccolo dolorino, qualche piccolo ringraziamento, è normale. Apri un po' le tue ginocchia e andiamo finalmente con i glutei sui talloni mentre le mani camminano in avanti. E ci rilassiamo giù. Lascia cadere bene giù i gomiti, lascia cadere bene giù le spalle, lascia pesare la testa. Lascia pesare il bacino e respira dentro. Rilassa bene le spalle. Rilassa bene le spalle, anche in profondità. Muovi un po' il bacino. Rotola un po' con la testa. E piano ci fermiamo e torniamo su a gatto. Una bella posizione in quadrupedia. Punta i piedi, tigre, arca la tua schiena. Spingi sulle mani, canna faccia in giù, facilitato. Ginocchia piegate ma schiena lunghissima. Solleva bene i talloni e distendi le ginocchia. Inspiro. E poi fletti le ginocchia e lascia cadere giù i talloni. Inspiro, distendi le ginocchia, solleva i talloni alti alti. Espiro, ammorbidisci le ginocchia, lascia cadere giù i talloni. Inspiro, distendi le ginocchia, su i talloni. Espirando, ammorbidisci, vai giù. Ultimo, per conto tuo. E poi piano, vai su bene con i talloni alti alti, ginocchia distese distese, e poi mantenendo le ginocchia distese lascia cadere giù i talloni. Quello che va, i talloni non necessariamente toccano il pavimento, dipende dalla conformazione della caviglia, dalla lunghezza dell'achilleo. Andiamo su col piede destro verso il cielo, su. Piede destro lateralmente alla mano destra, comodo, 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 qui. Sp-
spingi bene giù con la mano sinistra, fai perno sulla spalla sinistra. Non fare questa transizione senza portare l'attenzione alla spalla sinistra. Fai perno sulla spalla sinistra e vai su con la mano destra. Senti proprio questo perno a livello della spalla sinistra. Sì. Una bella vela. Un bel parafulmine. Allungati bene verso l'alto, tocca il cielo, connettiti con il cielo, senti l'energia che passa e piano giù la manina, resta in questa posizione qua, mano sul ginocchio avanti, l'altra mano sul ginocchio, spingi avanti il ginocchio e vieni su, ed è una posizione di equilibrio, e facciamo con le braccia aperte, così è molto più semplice, tallone ben sollevato dietro, piega bene avanti il ginocchio. E facciamo una variante, Ardha Chandrasana, le mani da qua, mani di tigre, vanno avanti e su, ecco, Drishti, uno sguardo in avanti, come una tigre che guarda, inspiro, espirando piano giù, piede raggiunge l'altro piede, dammi un piegamento, Chaturanga Dandasana, i gomiti toccano le coste, canna faccia in su, respiriamo qua un attimo, attiva bene l'addome, canna faccia in giù, piede sinistro al cielo, piede sinistro lateralmente alla mano sinistra, appoggia bene giù la mano destra, fai perno sulla spalla destra che fa questo movimento, io spingo giù con la mano destra, con la spalla destra e faccio questo movimento qua, perciò mi avvito attorno alla spalla e vai su, guarda bene la mano che sta su, spingi bene 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 con la mano che sta sotto, respira, manina su ginocchio, l'altra manina su ginocchio, spinge avanti il ginocchio, andiamo lì, senti un attimo la posa, senti, non è una posa semplice, sono consapevole, andiamo verso Ardha Chandrasana, come trovare la giusta distanza tra i piedi in modo tale che, cioè, mani verso fuori, mano zampa di tigre, boom. Avanti, orienta in avanti e su, affonda bene in avanti, respira bene, rilassa bene giù le spalle, spingi bene i ginocchi avanti, il tallone indietro, Drishti, sguardo in avanti, inspiro, espirando piano giù, appoggia le manine, piede raggiunge l'altro piede, piegamento, Chaturanga Dandasana, canna faccia in su, canna faccia in giù, cammina con i piedi verso le mani, e poi rilassa bene tutto giù, mani vicino ai piedi da qualche parte, testa pesante, Padastasana, rimani qui. Guardi in avanti, Uttanasana. Facciamo tutti in questa posizione qua, le mani scivolano sulle tibie o a livello delle ginocchia, dove vuoi, spingi bene con le mani, allunga bene la schiena e guardi in avanti. Solleva anche i talloni se vuoi, allunga bene la schiena, respira,
piega un po' le ginocchia, rimani con la schiena dove stacca le mani. Resta qui, sguardo in avanti, ginocchia piegate, talloni alti. Paksasana, ho anche detto Kokal Asana, la posizione del gabbiano. Piano da lì, spingi avanti bene il bacino, vieni su, tieni i talloni alti, 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 alti. Non farli andare giù per nulla, nulla al mondo. Sì. Su, 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 su. Su. Una delle forme di Tadasana, allungati bene. Aggrappati alle nuvole e poi solo i talloni scendono giù. Occhi chiusi, rimani qui. Piedi ben in appoggio, ombelico risucchiato, mani vanno verso l'alto. Apriamo gli occhi, incrocia le dita delle mani, yoga mudra. Piega un po' i gomiti e fai questo gesto qui, a ruota, proprio sulla fontanella, su, e vai esattamente su, non in avanti, non lato, proprio su, 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 su. Senti questa verticalità, occhi chiusi, rimani ancora qua un attimo. Le spalle sono in realtà lontane dalle orecchie, le mani spingono in su, ma le spalle sono lontane dalle orecchie. Se uno vuole essere un pochino più specifico, le mani spingono in su e le scapole scivolano giù. Ombelico in dentro, piedi che spingono. Rimani qui. Senti il vento che passa tra le tue braccia. Questa specie di cerchietto che abbiamo. Apriamo gli occhietti. Resta qui dove sei, se puoi. Stacca il ginocchio destro. Ben su, non aver paura, resta qua, sì. Piede destro, oltre, decussa, oltre il piedino sinistro. E appoggia bene giù. Risucchia l'ombelico, assicurati perché qui la tendenza è fare un po' questo, io esagero un attimo quando siamo qua, e fare un po' questo, no? Attiva un po' l'addome, spingi l'ombelico in dentro, il pube in avanti, non perdere l'appoggio sotto i tuoi piedi. Occhi chiusi, rimani, non è semplice stare quello che se hai difficoltà apri gli occhi, distribuisci bene il peso sotto i piedi, continua ad allungarti, apriamo gli occhi, stavolta ginocchio sinistro viene su, passa da dietro, scavalca, viene su, aspetta il vento, ringrazia il vento che ti tiene su, mani proprio ben su, piede oltre. Se premi le spalle, qualsiasi cosa, tutte queste posture possono essere fatte con una bella via aperta, se senti che le spalle soffrono troppo, se invece riesci, chiudi bene e spingi bene su. Occhi chiusi, ombelico in dentro, sì. Appoggia bene i piedi, senti bene la base d'appoggio sotto i piedi. Piano apriamo gli occhietti, liberiamo tutte le mani, lentamente vai giù, sì, torna su col ginocchio destro, sì, ginocchio destro su, mani sui fianchi, spingi i gomiti indietro, perciò i gomiti vanno verso dietro e il piede va in avanti. Quando facciamo questa mossa, pensa, non pensare ad andare avanti con il piede, non è questo, pensa addirittura che il femore si incassa dentro l'acetabolo. Cioè io quando faccio questo cosa penso? Penso che il femore vada quasi indietro, così boom, cioè non faccio questo, va in dentro. La gamba va in su, il piede va in su, ma il femore si incassa bene. E piano giù, distribuisci bene il peso, avvicina i gomiti, apri bene il petto, l'altro piedino viene su. Non lasciamo andare in avanti, incassa bene il femore. Bei respiri pieni di gioia. Senti quanto lavoro. Stiamo attivando un muscolo molto importante, lo psoas, l'ilio psoas. Ovviamente anche il retto femorale, altre cose, ma quello. Lo stiamo attivando, viene chiamato nello yoga il muscolo dell'anima, perché è molto vicino alla continuazione del diaframma. E sono le fondamenta del diaframma. Rinforza bene lo psoas,
e piano giù. Buono. Allarghiamo un po' i piedini, le mani si staccano. Facciamo solo questa piccola cosa, le mani spingono in fuori e rilassa le spalle giù. Perciò l'attivazione è spingere le mani in fuori e rilassa le spalle giù. La differenza è minimale, è tra questo e questo. Rilassa ben giù le spalle. Non spingerle giù, rilassale giù. E da qui, solo quando hai spinto ben tutto in fuori, le mani fanno questo. Si incrociano dietro la schiena, yoga mudra. Avvicina stavolta le scapole, guarda il cielo. E poi le mani vanno su e la testa va giù. Resta qui qualche respiro. Lascia il peso lavorare. Lascia il respiro. Andare in profondità. Lascia la testa ben pesante. Resta qui con qualche respiro. Rimani. Pianissimo, come se qualcuno ti tirasse su per le manine, magari ammorbidisci le ginocchia, se hai sentito un po' tensione alla schiena, lentissimamente vieni su. Libera le mani dove erano prima, inspiro e rilassa subito le spalle. Metti la giusta, metti un'equa, investi un'equa energia, traspingere un'energia cognitiva, traspingere le mani in fuori e rilassare le spalle in giù. Sono tutti e due compiti ugualmente importanti. Le mani spingono lontani e le spalle si rilasciano giù. Inspiriamo qua. Espiro piano, le mani scendono giù e si agganciano davanti al cuore. Pranam Asana. Piedi uniti uniti, scendiamo giù con un pezzo di saluto al sole. Inspiro, Hastasana. Padastasana. Uttanasana, guarda bene avanti. Espirando passo passo. Chaturanga Dandasana e ci depositiamo giù. Pancia giù. Ah, finalmente entra dentro la terra, senti la piacevolezza di ritornare terra. E facciamo pose molto particolari, un po' inusuali, che si fanno, ma si fanno nella yoga terapia. Ruotiamo tutti e due i piedini verso sinistra, giriamo tutti e due i piedi verso sinistra, perciò senti che il femore, un femore in extra rotazione e l'altro in intra rotazione, i due piedi guardano a sinistra e anche la testa guarda a sinistra, perciò appoggia l'orecchio destro giù, ti metti là un attimo, sì, come le figure tipo degli egiziani, no? Quando mancava la prospettiva usavano poste, sì, fatti un po' di spazio, dai un calcio alla borsa, fai un po' di, sì. I due piedi, i due alluci si orientano a sinistra. Senti proprio, gli alluci cadono a sinistra. Perciò le cosce sono palesemente una extra ruotata, l'altra intra ruotata. Tutte e due sono nella stessa direzione, i due piedi. E rilassa bene le spalle. Resta lì un attimo. Non è che devi fare niente, rilassati in questa posa. E poi solo giriamo la testa a destra, solo la testolina, la sollevi un po' se vuoi e giri la testa dall'altro lato.
Perciò gli alluci guardano a sinistra, il naso guarda a destra. E in questa posizione qua, con dolcezza, con delicatezza, con gentilezza, muovi un po' il bacino, muovi un po' la codina. E poi lascia che il bacino si fermi. Lascia la testa lì dov'è. Giriamo tutti e due i piedi a destra. Però stavolta i piedi si orientano a destra tutti e due. In realtà il movimento nasce dentro le anche. Senti quanto è diverso. Senti da una parte che è appoggiato l'interno della coscia, dall'altra parte è appoggiato invece l'esterno della coscia. E poi gira solo la testa dall'altro lato. E respira lì. Sì. Sì, dai spazio. Allora, ti sposto da pietra così. Poi andiamo proprio col piede più... sì, ottimo. No, no, mettiti tu comoda. Sono posizioni, non ti stupire se sono scomode, sono posizioni che possono essere abbastanza scomode per alcuni, Sono posizioni che vanno ad agire a livello energetico, è una sorta di lavoro sulle nadi, sui canali energetici. Sì, uno dice, cosa devo fare in questa posa? Lasciare andare tutto e fare ciò che nello yoga si dice... stira suca, fa sì che diventi comodo il respiro dentro questa posa. Aggiusta il respiro bene e piano lentamente torna a mettere i piedini. Facciamo tutti e due gli alluci si toccano, i talloni sono verso fuori e appoggiamo la fronte a terra. Le mani vanno sui nostri glutei, appoggia le nostre mani sui glutei, le tue mani sui glutei. Avvicina un po' le scapole e i gomiti vanno verso il cielo. E solleva la testa e solleva le spalle. Glutei rilassati. Perciò non tira su le gambe, addirittura per rilassare i glutei basta spingere in giù i piedi. Se tu spingi in giù i piedi il gluteo tendenzialmente si rilassa. E cerca di venire più su che puoi con la colonna, ma senza attivare i glutei. E senza forzare il collo. Ancora un bel respiro qui. Ed espirando pianissimo giù. Libera anche le mani. Stavolta infiliamo le mani proprio nella fessura inguinale. Le mani praticamente vanno alla radice delle cosce. Palmi sulla radice delle cosce e appoggia giù la fronte, allunga tutti e due le gambe, allunga bene tutto, estendi tutte e due le anche, vieni su con i piedi, con le ginocchia, lascia giù la fronte. Resta qui qualche respiro, le mani sono proprio ben infilate sotto, puoi proprio infilarle ancora più sotto, proprio sulle cosce, comode, comode. Sì, quasi distesi i gomiti se vuoi, quasi li distendi e con le mani dovresti quasi spingere un po' in sulle cosce, se c'è nella posizione giusta con le mani aiutano un po' a spingere in sulle cosce. Resta qui qualche respiro, sì sì, io distenderei di più i gomiti, distendi più i gomiti, ma io con le mani più in giù, più sulle tue cosce, ecco, sì, ma probabilmente sei giusto, resta qui, fronte appoggiata se puoi. Allunga sempre bene le gambe, allunga, senti gli estensori spinali, il gluteo che lavora. E poi un'era geologica, lentamente vai giù, 10.000 anni, 100.000 anni, un milione di anni. E rilassa tutto.
con gli occhi chiusi se puoi, ci mettiamo su un fianco. E poi sempre con gli occhi chiusi, se puoi, se riesci, ci mettiamo in posizione seduta. Spalle rilassate. Prendi sempre tutto il tempo di cui hai bisogno. Occhi socchiusi, schiena lunga, condensa tutto il lavoro nella pratica in questa posa. Senti come esercizio, come ogni esercizio della pratica è utile, è presente in questa posa. Facciamo solo un paio di esercizi di respirazione, allunghiamo bene l'inspiro, butteremo fuori tutta l'aria quando ve lo dirò io e poi inspireremo 10 secondi nell'addome, 5 nel torace e 3 nelle clavicole. Vi conto io, tu non devi contare, fuori tutta l'aria, inspiro lentamente nell'addome. Nel torace, 5, clavicole, 3, resta e poi fuori l'aria lentamente come va va dall'alto verso il basso se puoi. Qualche respiro spontaneo. Lo facciamo ancora una volta, cerchiamo di allungare bene l'inspiro, cercando di distribuire bene questo atto nel tempo. Fuori tutta l'aria, inspiro nella pancia, 10. Nel torace, 5. Clavicole, 3. Resta fuori l'aria. Lascia qualche respiro spontaneo. Assicurati di non metterci tensione dove non serve, ad esempio agli occhi, alla mandibola, alle dita delle mani. Lo facciamo ancora una volta. È ovvio che che si richiede un'attivazione motoria di espansione della gabbia toracica, ma cerca di non irradiare questa attivazione dove non serve. Parti bene, bella base d'appoggio, schiena morbida, fuori tutta l'aria, inspiro nella pancia 10, torace 5, clavicole 3, rimani e fuori l'aria. Lascia qualche respiro. Ruotiamo i polsi, le mani verso l'alto, pollici indici si sfiorano, chin mudra e risuoniamo con un om, inspiro. Ah.
mani davanti al cuore. Qualche respiro di gratitudine verso tutte queste pratiche che ci traghettano in una dimensione molto più divina, molto più interessante, molto più consapevole, e anche verso queste nostre forze interne che incontrano le pratiche e catalizzano la trasformazione. Namaste.